appunto, è veramente dilagante il comfort, il non voler, il senso di spaesamento, forse, appunto, che viviamo adesso, del non volersi lasciar mettere in discussione, non voler noi stessi mettere in discussione qualcosa che ci differisce, ma anche là, torniamo al fatto che se tu sei uguale a me, che è ciò che cerchiamo costantemente perché ci dà sicurezza. A che cosa mi porta se non alla stagnazione? Ma perché ricerchiamo la stagnazione? Ma non è neanche colpa nostra, nel senso perché noi abbiamo questo istinto di autoconservazione, l'istinto di sopravvivenza che ci porta a voler la sicurezza, a ricercare appunto la zona di comfort perché ci fa sentire al sicuro. Qual è il problema però di ciò? È che se io mi sento al sicuro, se non incontro personalità diverse, idee diverse, non cresco, rimango uguale a me. Forse tu stesso, stando proprio da YouTube, dagli albori in cui nacque, che era molto, come dicevi, più sperimentale, più di aprirsi ai rischi, forse anche, non so, il pubblico, com'era, cioè se era più aperto ad un prodotto diverso, al dibattito o al semplice commentino lasciato lì, emotivo, per 2 secondi visti, poi in realtà non mi, cioè, cambio la mia soglia dell'attenzione, dura un non niente, e quindi cambio direttamente in un altro video, ma ho lasciato un commento di qua, lo lascio di là, lo lascio di là, perché devo commentare, devo ricoprire il ruolo che penso gli altri si aspettino da me, ma che io voglio. Tutta questa roba contorta, non c'è più. Non ci diamo più il tempo, ma neanche la cura in noi stessi per ascoltarci, per elaborare un pensiero, elaborarlo con qualcun altro. Serve sempre più coraggio e non solo coraggio, perché molti mi accorgo che non parlano per coraggio, cioè magari Oppenheimer, tu citavi prima, o Ahsoka non sono piaciuti ed è legittimo, cioè io se mi viene a dire a me Oppenheimer non è piaciuto, ti dico ok, perché? Discutiamo, no? A mia ragazza non è piaciuto ad esempio, vuole rivederlo appena uscirà poi sulle piattaforme perché fa io al cinema, la mia ragazza fa molto fatica a vedere un film di 3 ore al cinema. La durata era tanto, quindi mi fa, a me non è piaciuto. Io che guardo molto l'attorialità e quindi ero affascinato, l'ho apprezzato sotto un altro punto di vista. Però la mia ragazza è una persona molto sicura, ti sbatto in faccia, perché invece ci sono altri che mi accorgo che non è piaciuto e c'è questa cosa qui, ma ci deve essere una libertà di dire a me non è piaciuto, perché questo, un'opera come Ahsoka, è un'opera. E ci suscita emozioni, ci suscita idee, ci suscita un piacere o no, e in ognuno è diverso. Quindi a me piace questo, quello che tu dici. In molti altri non c'è più la cultura alla discussione a riguardo, perché è un film. Quindi la maggior parte delle cose vogliamo discutere di, no, è un film, non discutiamo, l'abbiamo visto, bello, non bello, lo riguardo, non lo riguardo, è finita qui. E secondo me è un po' un dispiacere che anche la serie Ahsoka per molti è finita qui. Cioè, ne abbiamo parlato, è bella, l'ho vista, Sì. chiusa. E invece si aprirebbe molte altre tematiche, soprattutto a cosa potrebbe dare in futuro Star Wars, perché questo sarà ormai lo stilema che abbiamo, quindi sta piacendo al Lo pubblico, standard. è lo standard. Andor non è lo standard. Andor lo chiudono in un cassetto, Tony Gilroy finisce la seconda stagione, sarà stupenda per i pochi che l'hanno vista, e lì basta. Non ci Per i saranno altri pochi, prodotti esatto. simili, perché Rogue One è stato non un flop, però ha guadagnato poco. La prima di Andor non è stata in gran vista, la seconda speriamo magari che si recuperano la prima, guardano anche la seconda, ma non mi aspetto queste grandi visualizzazioni. Ahsoka l'ha più vista. Cioè Ahsoka per la prima volta la Disney ha detto guardate quante persone l'hanno vista, ha fatto uscire le analytics delle visualizzazioni, non Sì, l'ha mai che non fatto. fa mai se non Esatto. va bene. Non l'ha mai fatto, quindi vuol dire che è uno standard a cui dobbiamo comunque abituarci, prendere atto e lo accetto, cioè se la serie è piaciuta io lo accetto perché comunque ugualmente mi piacciono molti elementi della serie, mi sono piaciute altre serie che oggettivamente uno mi viene a dire ma sono una mezza monnezza, non di Star Wars ma in generale, sono una mezza monnezza e io ti dico sì, ma a gusto personale a me sono piaciuti. Mi piace A me è poi, piaciuto per questo, questo, esatto, questo, questo e questo. però deve A me non è esserci piaciuta, un esatto. dialogo che ormai
le folle 2.0 stanno distruggendo. Ma con gli ultimi Jedi io ebbi una cosa devastante. Sì, mi Perché da una parte ricordo. dicevo, cavolo, a me visivamente è piaciuto, però a livello di lore, qui è un colabrodo, eccetera, Sì, eccetera. no, ma Io erano molti video, sì, ho mi dovuto ricordo. smettere di fare quei video, perché da una Sì. parte quelli che non era piaciuto, quando dicevo che mi era piaciuto, mi insultavano. Dall'altra, quelli che era piaciuto quando dicevano no e mi insultavano. Ero dentro due fuochi. Io semplicemente prendevo un film e dicevo: Sì. ok, ha elementi buoni, elementi no. Argomentiamoli. Non ce l'ho fatta. E lo stesso con Ahsoka. Sono stato molto più sul positivo e certe volte mi trattengo perché ci sono degli elementi che direi: ma parliamo di questa cosa qui che non torna. E non posso, è perché poi cerchi il pelo nell'uovo, perché poi ti accusano di essere Bastian contrario. Ma lì la responsabilità non è tua, cioè lì la responsabilità sta in chi vede di rendersi conto di ho la possibilità di utilizzare il mio di intelletto, cioè, e il fatto che, come dicevi tu, non, cioè, io mi fido più di questa persona qua che ha un tot di iscritti che starà sparando chissà quante cose, ma non nella mia propria capacità di andare a verificare le fonti. Tutto ciò unendola al trovo il content creator Emilio Valotti che la pensa diversamente da me, ma io che non sono abituato ad utilizzare questa cosa che ho tra le orecchie, mi sento attaccato e quindi ti critico. Il problema è che, come di approfondire la conoscenza, approfondire. E di crescere, perché come dicevi tu, a me non è piaciuto Oppenheimer perché era troppo lungo, a te è piaciuto per questo, questo e questo, a me no perché quello è. Ma guarda che bello che mi stai dando il tuo punto di vista e ho un nuovo strumento per interpretare la realtà che mi fa dire, cavoli, allora non tutte le persone piace stare al cinema più di 2 ore, non. E lì cresci tu perché entri in contatto con qualcosa di diverso, cresce l'altro e insieme, e qui. Torniamo a quella cosa forse che mi è piaciuta di Ahsoka, ovvero di Ahsoka e di Sabine che fanno quel passo verso l'altro e quindi capiscono che stando insieme riescono ad essere migliori, ma lo riescono ad essere insieme, ma anche qui riesci ad essere migliore insieme all'altro se tu ami te stesso, cioè se tu hai fiducia nella tua capacità di criticare nella tua visione del Per mondo. citare Star Wars, era davanti a Nuova Repubblica, perché se ci pensi è proprio il simbolo, Davanti e lei è il simbolo del Anzio. rischio, cioè io ho rischiato per vedere cosa c'è, e tanto è inutile rischiare, perché tanto trovi una società che ti dice che il rischio alla fine è sbagliato, non porta niente, l'unica che ha rischiato lei, e l'unica alla fine che si salva per rotto della cuffia non può più rischiare, perché è stata salvata da Leia Organa grazie a C-3PO con l'ordine postumo. Però lei adesso non può più rischiare di intervenire, è un po' trattenuta questa era alla fine. Quindi è questo che arriviamo noi, al fatto che il rischio, come tu dicevi, non c'è, è meglio stare nella zona di comfort, e quindi quando poi arriverà la vera situazione, potrebbe arrivare, speriamo di no, però arriva sempre poi il periodo duro, non saremo preparati. Non sarà preparata la Nuova Repubblica, non lo siamo noi, perché continuiamo a essere una società edulcorata in cui tutto è dolcito, e non, anche parlare, certe volte devi stare attento a quello che dici, perché mi è capitato una volta, parlando di Star Wars e Marvel, che ho detto, soprattutto riguardo Marvel, non c'è nessun personaggio con cui io riesca a empatizzare. E siccome la fase 4 è piena di personaggi femminini, l'hanno preso come, no, ma, però Oddio, lo so. personaggio non è maschile né femminile, cioè personaggio per me era inteso globalmente, non riesco a empatizzare con l'autostre, è È un'idea, a un'idea. livello di scrittura non c'è nessuno con cui riesco a empatizzare, però ti rendi conto di quanto effettivamente una parola ti può far cambiare tutta una percezione.